Ragazzi, benvenuti, buonasera, grazie di essere venuti così numerosi. Sarò breve, non vi preoccupate, insomma, vi do soltanto un po' di informazioni, un po' di introduzione e poi vi lascio la mostra. Prima di tutto, però, sono d'obbligo alcuni ringraziamenti. Intanto a voi per essere qui e per aver voluto, insomma, condividere con noi la prima tappa di questo viaggio. Di questo progetto, Ritratto di un pianeta selvaggio, che poi girerà tutta l'Italia, sconfinerà anche all'estero. Un ringraziamento speciale va a Francesca e Giancarlo, che hanno fatto un lavoro incredibile, pazzesco, dall'organizzazione ai video, alla creazione del sito web, praticamente tutto quello che vedrete. Senza questo lavoro il progetto non esisterebbe. Un grazie al Museo di Zoologia che ancora una volta ha voluto ospitarmi e in particolare a Carla che ha fatto veramente un lavoro con una passione e una professionalità incredibili. E infine Fujifilm è dietro tutto questo progetto, è dietro il mio lavoro ormai da 3 anni, viaggio in tutto il mondo, lo faccio anche grazie al supporto, all'attrezzatura, all'aiuto a tutti i livelli, diciamo, di Fujifilm Italia, che anche in questo progetto si è impegnata tantissimo e quindi veramente un sentito ringraziamento perché è raro che un'azienda investa così tanto in progetti che sono puramente culturali. Cos'è il ritratto di un pianeta selvaggio? Che qua vedete riassunto almeno nella sua parte fotografica. È un viaggio. È un viaggio, è un pellegrinaggio estetico, se vogliamo. È un pellegrinaggio alla ricerca della bellezza del nostro pianeta. È un viaggio in cui sono andato a cercare gli ultimi paradisi naturali, i posti più inesplorati, quelli che in qualche maniera ancora resistono, no? E riescono un po' a donarci quell'emozione della natura incontaminata. Quindi è un viaggio un po' in tutto il mondo, vedrete foto dell'Africa, gli elefanti, c'è l'Indonesia, c'è la giungla, c'è il deserto, ci sono i paesaggi del nord, delle isole del nord, andando un po', ecco, a scovare questa, insomma, emozione dell'anima selvaggia del nostro pianeta che è sempre più difficile apprezzare. È difficile apprezzare anche per chi, come me, ha girato più di 50 nazioni negli ultimi 10 anni. Eppure è sempre più difficile, perché in tutti i luoghi ormai la presenza dell'uomo è sempre più importante e sempre più devastante, purtroppo. E in particolare io credo che sia difficile immaginarsi un'anima selvaggia del nostro pianeta per chi non viaggia così tanto, per chi vive in città, per chi ha una vita normale, ha un lavoro normale. Quindi il tentativo che ho voluto fare è quello di portare questa bellezza un po' a tutti, ecco, nelle case di tutti, cercando di raccontare un'anima selvaggia che ancora esiste e che secondo me è indispensabile proteggere, mantenere. È un progetto che è in evoluzione, nel senso che noi iniziamo oggi, la mostra rimarrà qui fino al 24 febbraio, poi si sposterà, farà tappa a Cagliari, poi ci sarà Bari, Bologna, Napoli, Firenze, Milano, Torino, girerà per tutta Italia, finirà anche in Europa, durerà più di un anno e mezzo questo giro. E in questo viaggio, della mostra il progetto cambia, si evolve. Quindi tappa dopo tappa le foto cambieranno, si aggiorneranno per cercare di raccontare un pianeta che cambia, appunto. E come cambia il pianeta, cambierà il progetto, cercando di stare dietro in qualche modo a questo cambiamento. È anche un progetto un po' ambizioso perché oltre alle stampe che vedrete poi girando per la sala, ci sono molti altri contenuti. Intanto ci sono contenuti multimediali, dopo la mia breve presentazione toglieremo questo schermo, qua dietro ci sarà un televisore in cui ci sarà un video di backstage che vi fa vedere un po' dietro le quinte della realizzazione di tutte queste foto, che significa stare nella giungla, come si fotografa un mandrillo proprio diciamo in prima persona. C'è un altro schermo in cui ci sono video tecnici che danno proprio anche un'informazione, magari a chi è più appassionato di fotografia o più curioso su quali sono le attrezzature che sono state utilizzate, tecnicamente come sono state realizzate queste foto. Ogni immagine della mostra ha un'audioguida, per cui se abbiamo fatto la scelta di non mettere didascalie tradizionali, ma di mettere appunto un'audioguida, per cui se voi inquadrate con lo smartphone, l'etichetta vi spiega anche come
eventualmente il QR code che vedete sotto ogni foto, questo vi rimanda a un audio che vi racconta la foto, vi dice cosa c'è dietro, dove c'è stata fatta, che animale è, in che condizioni si trova e anche come è stato realizzato questo scatto. Tutto questo è anche sempre accessibile sul sito del progetto che si chiama www.ritrattodiunpianetaselvaggio.it, che teniamo aggiornato, che un po' diciamo, racconta e continuerà a raccontare questo cambiamento, questo progetto che evolve e quindi si arricchirà sempre di nuovi contenuti tecnici, nuovi contenuti informativi. Quindi per un anno e mezzo sarà un po' l'archivio centrale in cui cercheremo di condividere un po' queste esperienze, i viaggi che seguiranno e tutto quello che ne verrà. Thank you.
Grazie. Il mio lavoro, se lo dovessi cercare di riassumere in tre cose, in tre principi, quello che vedrete un po' nella mostra, direi che in primo luogo emozione, cioè cercare di comunicare un'emozione, cercare di andare oltre la documentazione della natura per cercare di emozionare, di coinvolgere l'osservatore. Secondo, vicinanza, l'avete visto nel filmato. Vicinanza vuol dire stare vicino ai soggetti che si fotografa, vuol dire stabilire un rapporto, stabilire un'intimità, non nascondersi, non fotografare da lontano, invece cercare il più possibile un rapporto. Terzo, storie. Raccontare una storia, raccontare cosa c'è dietro, qual è la vita di questi animali. La maggior parte degli animali e dei luoghi che vedete in questa mostra, in questo progetto, sono oggetto poi di pubblicazioni monografiche. Abbiamo avviato da un annetto una serie di pubblicazioni che si chiama Sguardi sul mondo, in cui ogni pubblicazione racconta una storia, per esempio la storia degli oranghi, la storia degli elefanti, l'ultimo che abbiamo pubblicato. Cioè dietro ciascuno di questi animali c'è una storia. È importante che questa storia venga raccontata e si sappia. La critica che viene mossa più spesso, diciamo così, anche negli ambienti un po' fotografici, culturali, al mio tipo di lavoro, è che sono foto troppo belle. E questo secondo me è un punto molto importante sul quale ho deciso appunto di, in un certo senso, di puntare, ribaltandolo, no? Se ci pensate è drammatica questa affermazione. Sono foto troppo belle. Che vuol dire che sono troppo belle? Vuol dire che la bellezza non è più un valore, ma diventa inutile o addirittura diventa un disvalore, cioè un qualcosa di negativo. È una tragedia, no? Secondo me è una tragedia del nostro tempo. È una tragedia che deriva dal fatto che noi viviamo circondati da orrore. Non viviamo circondati da bellezza, viviamo in una società che è permeata di orrore, che è un orrore morale, un orrore etico, ma è anche un orrore estetico. Siamo abituati a vivere in città da incubo, in condomini da incubo, e tutto questo distrugge quello che è il nostro innato senso di bellezza, cioè la nostra sensibilità per quello che è bello. Ce lo dimentichiamo. Ecco, allora secondo me oggi diffondere la bellezza non è un disimpegno, non significa dire il mondo è brutto perché fai vedere che è bello, ma al contrario è un qualcosa di rivoluzionario, cioè significa risvegliare quello che è un senso autentico di difesa di quello che amiamo, no? E alla fine amiamo quello di cui ci innamoriamo, quello che è bello, quello che ci emoziona. Girando un po' per il mondo per scattare tutte queste foto, si vedono cose incredibili naturalmente, si vedono animali straordinari, si vedono paesaggi spettacolari. È molto forte la tentazione di pensare che la natura comunque è più forte di tutto, no? Che la natura vince sempre. Ecco, non è vero, non è vero. La natura non vince sempre. La natura perde perché è estremamente fragile, è estremamente debole, ha bisogno di tempi molto molto lunghi per adeguarsi ai comportamenti umani, e questo tempo non ce l'ha perché la distruzione del mondo naturale avviene a una velocità e a un ritmo che non dà nessun modo alla natura di reagire. Quindi non è vero che in un certo senso noi possiamo fare quello che ci pare perché tanto la natura è più forte e si difende. La natura non si difende, perisce, e ne sono una testimonianza gli oranghi, ne sono una testimonianza gli elefanti, le rane. Stiamo perdendo ogni mese una quantità di anfibi nel mondo che è incredibile, e soprattutto stiamo perdendo la bellezza di tutto questo. La bellezza è molto fragile, è molto delicata, è molto facile distruggerla, perché ci si abitua a tutto, ci si abitua alla non bellezza, ci si abitua alla perdita di bellezza. Dietro casa mia c'era un parco dove io andavo a correre, adesso da un annetto hanno cominciato a costruire, hanno tirato su 4 palazzi, adesso stanno facendo un altro di questi quartieri satellite nella zona, io sono nella zona sud di Roma. Allora, una volta che c'è, poi la gente non si ricorda più com'era prima,
cioè non ti ricordi più del parco che c'era, ormai c'è, quindi nel momento in cui c'è tutto si crea una giustificazione, esiste, no? Cioè la gente poi ci va a abitare in queste case, ci mette le tendine, il quartiere, ci sorgono i negozi e in qualche maniera tutto questo si crea uno status, una giustificazione, nessuno si ricorda più com'era prima. Ecco, nel mondo naturale sta succedendo la stessa cosa. Io ho fatto, per esempio, torno all'orango perché è un po' un animale simbolo, ho fatto tanti viaggi in Malesia, in Indonesia, per raccontare la storia degli oranghi. Veramente anno dopo anno, viaggio dopo viaggio, ho potuto toccare con mano il degrado. Cioè al viaggio successivo quei posti già non erano più come erano prima, gli oranghi erano relegati in una zona sempre più piccola di foresta, sempre più diffidenti, sempre più difficili da avvicinare. Ecco, questa bellezza, una volta che è persa per sempre. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza, non ci vuole niente. E una volta che è distrutta non c'è modo poi di recuperarla. Allora, ecco perché questo viaggio, Ritratto di un pianeta selvaggio, vorrei che fosse un viaggio nella bellezza, vorrei che fosse un viaggio nella meraviglia, nello stupore del mondo, di come ancora è in alcuni luoghi e come deve continuare ad essere. Soprattutto perché riscoprire la bellezza significa riscoprire quel sentimento che è un sentimento di protezione, di difesa di quello che è più debole. Oggi a essere debole è il nostro pianeta. E quindi ha bisogno di essere protetto. Insomma, io credo che sia molto vero il detto secondo cui si desidera proteggere solo ciò che si ama. E quindi il mio desiderio è far innamorare le persone o farle reinnamorare, se se lo sono dimenticato, del nostro pianeta, della bellezza del nostro pianeta. Quindi questo spero che sia un po' il vostro viaggio all'interno di questa mostra, il viaggio di questo progetto in Italia, e che possa contribuire un po' a diffondere un senso di bellezza, no? Che poi arricchisce ciascuno di noi. Basta, non vi tengo oltre, vi auguro soltanto buon viaggio. Grazie.